Siete tirati in ballo abbastanza di frequente. Sì. Esatto. Sì. E continua questo assalto alla dirigenza? No, non è un assalto, come ho detto, noi siamo un investitore, no? Professionale, che è molto in questo momento al centro, no, di quello che succede in Italia, perché abbiamo questi due livelli, sia Italmobiliare che Clessidra. Quindi noi oggi dobbiamo investire 700-800 milioni, abbiamo capacità per fare investimenti piccoli, medi, ma anche grandi, no? Quindi questo ci pone al centro quantomeno del flusso di informazioni, raccogliamo tante opportunità, poi ne stiamo valutando diverse nei due livelli, Clessidra. Ricordiamo che Clessidra fa LBO Italia, quindi acquisizioni maggioranza, medie aziende, Focus Italia, Italmobiliare fa un po' tutto il resto. Ecco, quindi questa è la situazione, effettivamente abbiamo tante opportunità. Poi è un imbuto, 100 ne studio, 2 ne faccio, una l'abbiamo già fatta, adesso vediamo di farne almeno un paio. È sempre difficilissimo dire, dunque il mercato è molto competitivo, quindi l'Italia è molto interessante, quindi sia gli investitori italiani che gli investitori internazionali, globali, sono molto, tra virgolette, aggressivi sul mercato, quindi c'è molta concorrenza. Ci sono aziende straordinarie che non hanno bisogno di soldi, ma hanno bisogno di un partner forte. E il nostro fatto che siamo italiani, siamo un'azienda, tra virgolette, controllata da una famiglia, un DNA industriale molto forte, le nostre connessioni globali ci aiutano molto. Abbiamo disinvestito, ieri abbiamo annunciato l'uscita da Bravo Solution, quindi Italmobiliare è un'azienda che non con il ritmo, la cadenza e di un private equity, noi non abbiamo la scadenza, non siamo come il latte, dico io, ne possiamo tenere, però insomma gestiamo anche il nostro portafoglio, lo ruotiamo. Se non sbaglio oltre i 180 milioni. Sì, IV 184 milioni. Quindi si è chiusa molto bene. Si è chiusa bene, no, una storia nata 18 anni fa e abbiamo chiuso. E voglio sottolineare, abbiamo ottenuto Bravo Solution per 18 anni, quindi siamo un investitore di lungo termine. Sì. Senta, la seconda eventuale acquisizione o comunque partecipazione non fate in tempo a chiuderla, mi sembra di capire, a fine anno? No. È una questione sarà a gennaio. Sì. Noi quest'anno abbiamo fatto, Italmobiliare ha fatto l'acquisizione tecnica, sì. Abbiamo disinvestito Bravo Solution, che sono sempre, ogni transazione che si acquisizione di dimensione impegna molto, certo. Clessidra ha fatto 5 disinvestimenti, quindi siamo stati molto attivi nel mercato, adesso siamo molto focalizzati sul sourcing, origine, la creazione di opportunità. Questa di gennaio è sempre italiana? Da gennaio un po'. Ce ne sono diverse, non posso dire. Sai che non riesce a strapparmi né nome né cognome né data né logo né cosa, non riesce. Spesso neanche poi sono scaramanti. Sono sì. Scaramanti, quindi non dico niente. Ah, okay, non dico questo. Niente, si dice niente. Però, quindi ho visto che è stabile anche la vostra partecipazione in Mediobanca. Eccola. Per la prima volta dico. Non parleranno più di RCS. Ci ha fatto un po' sospirare quei giorni in cui non si sapeva se stavano o stavano. No, noi stiamo. Abbiamo deciso di. Visto che tutto sommato l'azienda della Mediobanca sta andando bene, il management ha una sua strategia. Mi sembrava un messaggio, mi sembra corretto, sostenere il management in questa fase del completamento della strategia. Quindi il patto ha 2 anni ancora, con una finestra tra un anno per uscire, quindi abbiamo deciso di rimanere.